Si racconta il volto di un territorio, d'altronde sono 409 anni, è una tradizione consolidatissima che non è sentita solo dai teranovesi ma dall'intero Valdarno e come tale noi questa festa la viviamo. La prima risale infatti al 1615, da allora la comunità di Terranuova Bracciolini non ha più voluto interrompere la tradizione di questo evento che segna la fine dell'estate e l'inizio della stagione autunnale. L'impegno ovviamente è quello di promuoverla sempre di più perché abbia anche una capacità attrattiva rispetto a tutta la nostra vallata. Così si è conclusa l'edizione numero 409 della Fiera del Perdono, quest'anno con 300 espositori e un programma ricco di appuntamenti. Questa è una festa che è frutto di una comunità, ovviamente a spingerla è il senso di appartenenza, la tradizione, la voglia di stare insieme e poi c'è anche il lavoro fattivo che ci permette per l'appunto di offrire tante iniziative nel corso di pochi giorni a decine di migliaia di persone. Il meteo quest'anno ci ha assistito, probabilmente restituendoci quel qualcosa che ci aveva tolto l'anno scorso, e anche stamani la partecipazione veramente è egregia, dai piccoli fino agli adulti. In tutte le manifestazioni vediamo tanti volti, tanti sorrisi, e questo è ciò che ci ripaga maggiormente. Tornata anche l'attesa Fiera Nazionale degli Uccelli, diventata uno dei momenti più partecipati con appassionati arrivati da tutta Italia, e la 31esima mostra mercato degli animali da cortile. Le persone stanno un po' ritornando ad avere dei pollai a casa e piace molto la gallina ornamentale perché sia bella e sia produttiva.